Rieccoci qua nella nostra parentesi dedicata allo sviluppo videoludico italiano. Siamo qui con i ragazzi di Indomitus Games che hanno già pubblicato In Verbis Virtus. Tra l'altro potete trovare la recensione di questo titolo molto particolare, molto originale anche a livello di concept sulle pagine di everyeye.it. Sono qua per presentarci il loro nuovo progetto, 5 Minutes Rage. È un titolo che ancora bisogna di qualche mese di sviluppo, quindi uscirà sicuramente nel corso del prossimo anno. Però qua abbiamo una versione alfa che siamo ben felici di provare. Ci puoi anche raccontare un po' i lineamenti del progetto, come è nata l'idea e che qual è l'idea di base? Beh, praticamente il gioco è il calcio e ci si spara addosso. Ok. Beh, è molto diretto. Sì, è una cosa molto profonda, okay. Cioè, elaborata, sofisticata. Beh, del resto se uno dei più grandi successi dell'anno passato è stato il calcio giocato con le macchinine, questo può andare alla grande. Infatti. Allora, si gioca in due? O in due o in quattro. O in due o in quattro. Volete sfidarvi voi due? Sì, facciamo vedere un po' il gioco. Ok, qua vediamo che ci sono... vabbè, tengo io il microfono e te lo passo. Okay. Sì, esatto. Queste sono 5 arene? Sì, per adesso ne abbiamo fatte 5, poi ovviamente ce ne saranno di più. D'accordo. E vediamo un po'. Fermi tutti. Ci siamo? Tutti e due? Perfetto. Vai, quindi estetica bidimensionale. Apparato. Quindi se ho ben capito qui ci si spara, si può agganciare la palla con lo stesso fucile con cui si può anche tormentare l'avversario. Ovviamente quando si aggancia la palla non si può sparare, giusto? Non si può correre, non si può sparare, non si può usare lo scudo. Giocato in due contro due, immagino si possa anche passare la palla al compagno. Certo, sì, cioè, c'è la possibilità di passare la palla al compagno, e però avere la palla in questo gioco non è una cosa positiva, perché non potendo fare nessuna azione, tipo correre, parare o sparare, si diventa vulnerabili all'avversario. Quindi bisogna farla girare più che tenerla. C'è anche la possibilità di attivare uno scudo, ho visto. Sì, lo scudo serve a togliere la palla all'avversario, a ricaricare l'energia, perché se l'avversario ti spara addosso, praticamente ti ricarichi l'energia e anche a respingere il colpo forte, come in questo caso qui, che rimandi indietro. È l'unica maniera per contrastare il colpo forte. Quindi si può fare anche un po' di ping pong a un certo punto. Sì. Ok. Possiamo provare adesso. Ecco. Beh, dovete metterci una modalità apposita, Sì, potrebbe essere. D'accordo. L'estetica, come potete vedere, è insomma, molto molto... ci sono particellari, luci al neon. Molto vicina, insomma, un po' anni 80 per certi versi. Sì, è un'estetica stratificata, la chiamo io. Vale a dire, si prende della roba normale, ci si mette sopra della roba laser e un po' di lucine e dà l'effetto flipper, no? Che i flipper avevano tante lucine e disegni sotto. Il laser, fra l'altro, va bene dappertutto. Sì, sì, quello sempre. Laser is the new black, così. Dunque, cambia anche la... Voi avete fatto 5 arene, oltre che a livello stilistico, cambia anche la conformazione. Sì, 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 possiamo far vedere altri livelli, così facciamo vedere altre dinamiche. Va bene, va bene. C'è anche la possibilità di customizzare il personaggio esteticamente. Per quando sono piccolini possiamo comunque decidere e customizzare le varie parti di armatura per ogni personaggio. Quindi i modelli sono tutti poligonali anche nel gioco? Sì, sì, sono tutti poligonali, ognuno ha la possibilità di customizzare il suo personaggio come vuole. Il gioco è un multiplayer online e locale. Okay. E spingeremo particolarmente per l'online. Ok, quindi ci sarà matchmaking e tutto? Sì, sì, tutto, stiamo lavorando proprio su quello in questo momento. Solo ed esclusivamente multiplayer, non ci sarà una sorta di progressione single player?
No, 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 è solo il gioco vuole essere questo senza nessun'altra variante. Giustamente, io approvo. Fra l'altro, proprio negli ultimi anni, insomma, il multiplayer così diretto, immediato, un po' dal feeling molto arcade, sta andando molto bene. Secondo me anche a livello locale, da quando è uscito Towerfall Ascension, poi si sono visti buoni prodotti. Puoi fare anche fisicamente meta buttandoti nel canestro. Sì, è doppio punto se entri dentro con la palla, un punto solo se fai gol dalla distanza. Ci sono elementi dinamici, ad esempio in ogni mappa cerchiamo di inventare nuove dinamiche di gioco. Ad esempio in questa abbiamo fatto tutti i piani inclinati in maniera tale che la palla sia sempre in movimento. E nelle sfide uno contro uno, una delle cose strategiche è mandare la palla nella parte di livello avversaria e nel frattempo fronteggiare l'avversario per non fargli recuperare la palla. Sia la gravità, diciamo, a fare... Ok. Tra l'altro, quanti siete che sviluppano il titolo? Siamo in 5 nel team, stiamo sviluppando due progetti in parallelo e questo lo stiamo sviluppando in 3 persone. Dell'altro progetto? È ancora da mostrare, top secret però. Super top secret, io speravo in qualche anticipazione, invece guardali. A livello di colonna sonora? Stiamo sperimentando anche con quello, stiamo lavorando su una colonna sonora generata proceduralmente. So che procedurale dopo No Man's Sky è una cosa un po' brutta. Non si può dire più come cosa figa, però è una cosa figa perché praticamente vengono fatti dei riff base, poi vengono messe delle strutture, anche quelle base, e si fa un mescolone tra i riff, suoni differenti e le strutture. E il risultato che abbiamo ottenuto per adesso è, direi, parecchio buono, quindi anche lì ci saranno migliaia di canzoni generate proceduralmente. Ho visto anche, insomma, una cosa carina, che ci sono, l'arena può essere modificata dinamicamente dai giocatori, che possono spaccare ad esempio quelle due, esatto, per facilitare il passaggio da una parte all'altra. Sì, cerchiamo di implementare sempre qualche elemento differente per ogni livello e cose dinamiche, anche per cambiare il flusso di gioco, perché se uno fa delle mappe statiche tende a ripetersi molto, sia come strategie sia come flusso, e cerchiamo di dare la possibilità al giocatore di interpretare ogni livello come più gli piace, diciamo fare una programmazione strategica. Senti, allora sono curioso, voglio vedere un'altra mappa. Posso giocare io? Mi fai provare? Ti lascio il microfono se vuoi raccontarci, non lo so, qualcosa, qualche aneddoto dello sviluppo. Certo. Ecco. Dunque, Twin Stick. Allora, Twin Stick non è obbligatorio, perché abbiamo fatto che uno lo può controllare anche con lo stick sinistro e basta. È direzionale, è uno stile di guida per chi è affezionato ai giochi retro tipo Contra, si guida nella solita maniera. Se uno preferisce utilizzare anche lo stick destro, può usarlo per essere più preciso. L'aggancio come avviene? Semplicemente andando addosso alla palla? Sì, uno va sopra la palla e la prende. E con il... ok. Con il tasto di fuoco a questo punto posso caricare un colpo? No, sì. Sì, uno per caricare il colpo deve premere lo scudo e lo sparo contemporaneamente. Perfetto. Tenerlo schiacciato, okay. E rilasciarlo. E uno fa il colpo forte. In multiplayer il tasto dello scudo quando si ha la palla serve a passare la palla all'avversario. Qui dobbiamo ancora implementare... Ah sì, ho detto la rovescia. Sì. Vabbè. E invece in single player faremo che con lo scudo renderemo la palla, diciamo così, ci sono queste piattaforme trasparenti che sono attraversabili. Renderemo la palla attraversabile, diciamo così, che attraversa queste superfici. In questo livello la particolarità è che ci sono dei collettori a centro arena e servono ad attivare dei ponti che permettono al giocatore di
permettono al giocatore di poter entrare in porta con la palla facendo doppio punto. Altre cose che si possono fare in questi livelli, ci sono delle rampe inclinate, uno può avere dei punti nel livello dove può fare gol sfruttando questi piani inclinati. Ovviamente si deve caricare la palla perché raggiunga la forza necessaria a fare questi giochi di rimpallo. Inizialmente questo gioco l'avevamo pensato come doveva essere un party game con diverse modalità di gioco, no? Alla fine abbiamo deciso che era molto meglio pulire e rifinire le tecniche e le strategie di gioco per una modalità sola e cercare di offrire, diciamo, la cosa migliore possibile con questa modalità e basta. Fighissimo. Merci. Dimmi dei collettori, perché qui se no muoio. Allora, i collettori sono quelli in alto, okay. Servono ad aprire i ponti dalle parti. Ah, ok, quindi devo spararli e poi può andare a fare il punto come adesso sta facendo a tradimento. Va benissimo. Sì. Doppio punto. Stiamo ragionando se implementare dei bonus, diciamo così, dei power up. Non vogliamo sbilanciare troppo il gioco, però stiamo pensando a cose classiche tipo la super velocità, gli spari più potenti, fucili a pompa, cose simili. Però insomma, bisogna prima testarle e valutare se aggiunge qualcosa al gioco o meno, perché in teoria dovrebbe essere bello, no? C'è più bordello, si fa bomba nucleare, robe simili, però alla fine potrebbe snaturare il senso competitivo e diventare una cosa molto casuale. Quasi. Come vedete, lo stile di gioco è paccottiglia fantascientifica anni 80. Abbiamo degli sponsor bellissimi, tipo Asteroids. La corsa la stai utilizzando? Si può anche... No, non sto utilizzando la corsa e sto comunque facendo delle robe incredibili. Eh sì, 4 punti non è male. Ho vinto? Sì. Ho vinto? No, ti abbiamo lasciato vincere. Okay. Va bene, accetto. Ragazzi, abbiamo fatto i nostri 20 minuti, sì. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua. Il gioco è molto molto carino e divertente. Se l'avete visto e siete qua a Lucca Comics and Games, andate al padiglione Carducci, dove c'è lo stand di Svilupparti, e potete anche provare, magari fare partite anche 2 contro 2, che insomma immagino possano essere molto più movimentate di così. Chi invece ci sta seguendo sul canale Twitch, come può fare a sapere qualcosa di più, seguire lo sviluppo di 5 Minutes Rage e magari anche provarlo? Beh, devi andare sulla pagina Facebook di Indomitus Games, semplicemente cerca su Facebook Indomitus Games e lì diamo tutte le informazioni a riguardo. Giusto un'ultima curiosità, in Verbis Virtus sta andando bene? Siete contenti della ricezione anche della stampa, del pubblico? Sì, sì, siamo andato... molto contenti, perché grazie a Inverbis Virtus riusciamo a sviluppare i giochi senza aver bisogno di fare altro, quindi okay. Ci dedichiamo totalmente ai giochi che vogliamo fare. Va bene. E quindi siamo contenti. Dai ragazzi, allora in bocca al lupo per tutto quanto, grazie ancora. Per chi grazie ci segue da Twitch, altri 2 minuti, cambio palco e vengono i ragazzi di Italo Games che ci fanno vedere Milan Noir. L'ho pronunciato bene? A fra poco.
grazie molto a te. Bello, molto bello.